Eccoci qui, amici di PWR. Ci piace sottolineare un'altra particolarità di questa 39esima edizione di Viverbe. E siamo qui, ormai avete penso un po' capito di che cosa si tratta. Vi vogliamo portare a conoscenza di questa arte, in particolar modo vi presentiamo Carlo. Ciao Carlo e grazie per esserci ai microfoni di PWR Radio. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Allora Carlo, di che cosa ti occupi è abbastanza chiaro. Come è nata la tua arte? Ti chiediamo di presentarti, nome e cognome ed eventualmente poi anche i contatti, insomma come ti possono trovare. È una storia veramente importante. 26 anni fa ho avuto un bruttissimo incidente sul Monviso. Sono anche scrittore, tra l'altro. Ho perso una gamba, ho avuto 50 fratture, 4 kg e mezzo di sangue in meno. Per un alpinista non camminare più era una cosa spaventosa. Sono stato 4 anni e mezzo senza camminare e dovevo inventarmi qualcosa. Ho provato a scolpire e forse era già nata dentro questa storia. Direi che ci sei riuscito. Sì, lo faccio dire dagli altri perché io non potrei. Niente, mi piace, vado in giro con le mie opere, la gente si ferma, guardano, piace, qualcuno compra, qualcuno no, ma non è importante, l'importante è che ti facciano i complimenti. Allora, grazie Carlo per questa, non solo per esserti presentato, per aver raccontato anche un pezzo della tua storia, perché da questo traiamo anche forse un significato, un insegnamento importante che da qualcosa di brutto che può essere non solo un dolore fisico, ma anche un abbandonare magari una passione, può nascere evidentemente un'altra passione. Se mi fai dire ancora una cosa, io credo fermamente che non vale mai la pena di mollare. Grazie Carlo, grazie per essere stato con noi e continua così perché i risultati si vedono.